Buon pomeriggio a tutti e ben ritrovati in un nuovo video, l'ennesimo video del giorno, perché già stamattina in mattinata avevo girato un altro video, vi avevo accennato che forse oggi avrei fatto il video dei prodotti finiti del mese, oggi 30 giugno del mese di giugno. Naturalmente detersivi, skincare, quello che ho consumato. Partiamo subito perché questo mese è proprio. La busta non reggeva più, proprio i prodotti fuoriuscivano ovunque, infatti non vedevo l'ora di girare sto video, così poi li sistemo per poi prepararli quando poi passa il multimateriale, che sarà giovedì mattina. Allora, iniziamo subito perché sono tanti i prodotti, anche se molti si sono già visti. Qualche prodotto nuovo, scusate, è caduto qualcosa. Allora, niente, come al solito ogni mese vi mostro il Rio Melaceto. Inutile che vi parli tantissimo di lui, mi trovo bene, sgrassa a fondo i fornelli, il lavello e tutto. E poi si può lavare anche il frigo con questo prodotto. Lascia soprattutto un gradevole odore, toglie i cattivi odori, proprio anche le cose di pesce, di cose, se per caso avete mangiato pesce, ci sono le cose sporche, qualche cosa pure di uovo, lo dovrebbe togliere. È ottimo. Mi pare che costi 1,30 euro. Questo mese ho consumato pure e sono rimasta troppo contenta del Coccolino Creation. Questo qua l'ho preso in offerta tempo fa, mi pare da Acquasapone o da Decon, non lo so, ma veramente è un portento questo prodotto, perché questi frutti rossi si sentono tantissimo sui capi e poi li ammorbidisce molto, veramente top. Ho finito una crema corpo l'altro giorno, avanti ieri, questa qua dell'Equilibre che io di solito la prendo, questa qua le mandorle. Mi pare sempre acquistata o da Decoda a Acquasapone. Veramente leviga tantissimo la pelle e poi non ha tantissimo odore, è molto delicata e mi sono trovata benissimo. Questo invece è un prodotto, i dischetti, quei struccanti. So che molti stanno cominciando a usare quelli là di pezza, di roba, che dicono, mi hanno detto che si trovano da Lidl, ma io non ci ho fatto caso a guardarli, non li ho visti. Magari qualche volta li proverò, anche se a me mi secca lavare. Certo, sarebbe meglio perché così non usiamo molta plastica. Comunque, con queste mi sono trovata benissimo della seta blu. Questo mese ho pure utilizzato, l'ho trovato in offerta, questo prodotto per il bucato e lavatrice, veramente è un top, top veramente. Ava, questo è con la freschezza tropicale, un gradevolissimo odore che lascia nei vestiti e soprattutto lava a fondo, bene, bene, bene. Quant'è? 1,8 litri di prodotto. Poi il Lenor, allora Gladys, che è una signora che seguo su YouTube di Palermo, ha fatto un video apposito riguardante il Lenor. Dice: ma anche a voi vi è capitato di notare, soprattutto lei parlava del Lenor azzurro, che non lo trova più da qualche settimana o qualche tempo efficace come prima, tipo che aveva un odore troppo pungente secondo lei e non lasciava nei capi tutta questa profumazione e sinceramente l'ho notata pure io. Ora non so se deriva dal fatto che le acque nostre sono piene di calcare, però ho notato che anche se questo è un top buonissimo, non ha la stessa intensità dell'Enor degli ultimi tempi, degli ultimi mesi, degli ultimi anni. Sono tanto ste cose, o vogliono cambiare la formulazione, perché se ci fate caso, non so se girate i supermercati o i negozi di detersivi casa, ora hanno fatto la confezione quella XXL, quella più grande, diciamo ad un prezzo non molto eccessivo. Io non lo so, o hanno cambiato la formulazione, qualche cosina. Sì, lo sento, ma non come prima. Prima lo sentivo nei capi per diversi giorni, ora. Nì,
Non tanto, perciò Gladys ha ragione. Io ultimamente non mi è capitato di comprare quello azzurro perché non lo trovavo in quella profumazione, però anche il Lenore di altri tipi si sente, ma non come prima, purtroppo. E questo beso, pure consumato, la matace, che era da tantissimo tempo che non la utilizzavo. L'ho comprata da ragazzo che passa la settimana. Perché non aveva l'altra, sì, è molto delicata. L'altra si sente che ha qualcosa in più. Comunque è candeggina. È caduto qualcosa a terra. Allora, mi è finito, devo andare a riprenderlo, a ricomprarlo. Questo prodotto per pulire i tappeti e anche i divani. Fa una bella schiuma bianca e li pulisce a fondo. Purtroppo questo prodotto non lo trovo ovunque, lo trovo solo in un negozio cinese, negozio di casalinghe cinese. Neanche da quel sapone c'è, e neppure da Deco. Vabbè che io a Deco ormai sono andata con mio padre l'altro giorno che c'era sotto costo e lui si doveva comprare due cose, ma io preferisco ormai andare soprattutto nei discount, perché si risparmia. Prendo lì al Deco solo determinate cose che trovo lì. Allora, mi è finito il simil Napisa, il bioforme, infatti è da qualche giorno che non lo uso più, perché non mi è capitato di uscire a comprare il detersivo, ma mi devo rifornire. Questo qua è un ottimo perché disinfetta bene i capi, ve ne parlo ogni mese ormai. Poi cos'è caduto? Una novità degli ultimi tempi, che in passato utilizzato e ora lo sto riutilizzando, questo riazzurro PC disincrostante. Mi piace troppo perché veramente lascia un odore di mandorla nel WC. Dice elimina germi e batteri. Ora questi non lo so, però deodora tantissimo, sembra un profumo. Questo profumo si espande nella stanza, vabbè che la stanzetta della verandina è piccolina, però si sente. Io mi faccio la doccia, prima glielo getto e sento questo odore inebriante di latte di mandorla. E non macchia veramente, poi il colore va via. Veramente ottimo, ve lo consiglio. Poi ho finito, l'altra volta dopo tanti giorni ho fatto una maschera viso della Geomar. Questa è l'ambrogio oceanico, ora non si legge bene. Per pelli, tipo per pelli, non per pelli secchi, anti-age, ecco. Ottima, l'ho tenuta 5, anzi qualche 8 minuti. Veramente pulisce in profondità la pelle, te la senti rigenerata, rigenerata, anche se io veramente ormai dopo tutto sto lockdown non è che mi sto truccando, perché con la mascherina, vabbè, trucco gli occhi, magari un poco di blush, ora anche un po' di bronzer, quello là della Essence, ma di altro. È da tantissimo tempo che non metto fondotinta, infatti c'ho quello antico di Wycon e basta, vedo che tutti comprano fondotinta. Oppure la cremina, quella che si usa in estate, quella più leggera, che non mi ricordo come si chiama, e sarebbe una sorta di fondotinta leggero, ma non la sto comprando. Poi ho finito un altro, che c'è la saga degli ammorbidenti, un altro coccolino creation. Questo qua all'orchidea, viola e mirtilli. Questa era una profumazione che non avevo mai utilizzato. Ma questo è il formato XXL, forse l'ho preso da questo formato XXL, forse si trova da Lidl, ma può essere. Questa profumazione non l'avevo mai utilizzata, non è malaccia. Quasi quasi a me sti coccolini Creations mi stanno sembrando meglio dell'Enora in questo periodo, mi sembrano più intensi, veramente, ve lo giuro. Allora, poi ho finito una confezione di asciugatutto, questo qua del marchio non so come, non so neanche dove l'ho comprato, forse da quel sapone, marchio che non si capisce, comunque mi sono trovata bene, di quei rotoloni più grandi. Poi un pacco di veline, queste qua che avevo comprato in un negozietto qui vicino, sono 150 pezzi. Bene, 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 ma le migliori poi ve le dirò il prossimo mese.
Ho finito un sacco di tovaglioli, questi della Tosca, che sono ottimi, economici e buoni. Un prodottino nuovo del Bucato, lo fumo di champagne lavatrice alla Marsiglia. Veramente un prodotto buonissimo, mi sono meravigliata di che lavaggio fa nei capi. E innanzitutto lascia veramente un forte odore di Marsiglia, certo c'è chi piace e chi non piace, a me sì, ma soprattutto cioè, i capi si sentono, si vedono che sono puliti e soprattutto restano proprio il colore, resta pelle intensa, non si, diciamo, non si schiarisce, non si sbiadisce, anche perché io faccio la divisione tra capi scuri e capi chiari, vabbè, è una cosa. Però veramente questo prodotto della fuma di champagne ormai è famoso in tutto il mondo, credo che lo conosciate, ma se lo trovate in offerta, io mi pare che l'ho preso in offerta da Acqua e Sapone. Ve l'ho detto quel giorno che l'ho preso, veramente la prossima volta quando sarò in offerta me ne prenderò 2 bottiglie, perché è veramente un top, 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 top. E scusate se ripeto sempre top, ce l'ho proprio in me questa volta. Un bagno e doccia, questo qua della fuma di champagne idratante. Questo è la mandorla, veramente un buon prodotto che dura un po' di tempo. Certo, noi la doccia ormai tutti i giorni, anche 2 volte al giorno, ma dura, non è con le boccettine piccole. Soprattutto è molto delicato, ma è da tempo che ve lo mostro, che ve lo faccio vedere, ve lo consiglio. Ed è fuma di champagne, lo stesso marchio del detersivo, è un ottimo marchio sia come detersivo sia come skin care, bagno d'acqua, veramente un ottimo marchio. Ah, qui c'è un'altra candeggina, la solita, la Ciel, questa siciliana, buona. Questo veramente è una rivelazione. Ora mi è rimasto solo. Qui c'è la confezione. Leggete. Mon Amour. Questi sono dei sacchetti da mettere negli armadi o nei, diciamo, nei cassetti in mezzo alla vostra roba, oppure nell'armadio in mezzo ai vestiti. Ma ci credete che da quando l'ho messo ancora io, ancora c'è il foglietto con le cose, ancora sento l'odore, è persistente. Ma se Dio questo coso profumasse le cose, i vestiti come fa questo sacchetto, perché io ho comprato l'ammorbidente, l'ammorbidente è eccezionale. Però da me si sente purtroppo se lavo a mano, forse perché c'è troppo calcare nell'acqua. Se io lavo in lavatrice con l'ammorbidente Mon Amour è lo stesso che non ci mettete niente, da me. Poi ho sentito che da altri, per esempio da Serenina, lei lo sente pure con lavaggio in lavatrice. Questi sono i profumatori per cassetti e io ancora ho aperto poco fa il cassetto. Un odore è bello forte, certo lo dovete sopportare, vi deve piacere, ma veramente io purtroppo si trova solo da Deco. Questo neanche da Acqua e Sapone non hanno quei marchi Orfea buoni, però troppo costosi, mentre questo non è tanto costoso, veramente io lo amo. Questo l'ho messo quando ho fatto cambio stagione nei cassetti per profumare i vestiti. Sembrano sempre nuovi perché fanno un profumo. Questo invece è un gel, diciamo, anticellulite, Leo Crema, che ho comprato tantissimo tempo fa da questa Sapone. L'ho terminato. Contrasta la pelle a bucce d'arancia. Ma io lo mettevo perché lo mettevo. Certo, raffinava la pelle, rendeva liscia. Di togliere la cellulite non si può togliere, però per esempio io tra questo e l'olio Sian, che ora non producono più, forse devono fare un nuovo, hanno fatto un nuovo marchio di Sian Nature col packaging rosso forse, perché le cose che c'erano prima della Sian Nature sono sparite,
quello mi trovavo meglio. Non è che questo sia male, però sto marchio olio crema non mi fa impazzire, manco con la crema corpo una volta l'ho comprata. Ma che, non ve lo consiglio, anche perché costa 5 euro e sono 200 ml. Poi, un doppione, Lenore, vabbè, già ho parlato. Questo ne parlo all'ultimo. Un altro bagno doccia, perché ci laviamo. È il Nivea, no, ho l'Nivea, scusate, il Lice, ma che sporco. Il Lice, questo qua l'ho comprato in offerta da Acquasapone, è veramente delicato, con burro di karité e vaniglia. Ed è, questo è maggiore del fumo di champagne, 750 ml, veramente un ottimo prodotto. Lasciava la pelle bella morbida, però a prezzo pieno non si può comprare. Poi mi è finita la mia amata mousse viso, questa qua di Avon, che veramente mi piace tantissimo. La prendo sempre quando nel giornalino, nel cataloghino ci sono gli sconti. E mi trovo benissimo, anche un buon erogatore, non come quello della Roberts Acqua di Rose, che poi ve ne parlerò. Un buonissimo prodotto, però poi ve ne parlerò. Infatti sono alla ricerca di un altro mousse viso, e che non ne fanno tanti. Allora, l'ultimo prodotto, un prodotto di make-up, è questo mascara della YSL con Infinite Lashes. Questo l'ho comprato tantissimo tempo fa, forse me l'hanno dato con i punti, con gli sconti. Questo qua dovrebbe fare le ciglia lunghe, lunghissime, infinite, lashes infinite, infinite e forse volumizzate, volumizzate. Allora, non è male, era buono. Questo però, il beneficio di questo mascara non si vede subito, si vede dopo un paio di settimane che poi comincia, diciamo, il liquido comincia a essere se stesso, perché prima è un pochettino troppo liquido e non capisco bene, ho un amore odio con i mascara di Wycon. Un po' mi piacciono, un po' li odio, perché mi sembrano, cioè rispetto a quello che è il marchio, mi sembrano un po' scadenti, però per certi casi invece mi piacciono tantissimo. Ora questo dopo un bel po' di tempo mi è piaciuto. I primi tempi no, non mi piaceva. Però di più, infatti, questo allunga le ciglia. Se uno le vuole volumizzate, purtroppo non è granché. Però chi vuole allungare le ciglia è buono. Comunque, quello là di Astra è il top. Allora, mi pare che ho finito questo mese. Tutti questi prodotti ho terminato. Sono arrivata a 18 minuti. Scusatemi se sono stata noiosa. Io vi ringrazio di aver visto il video, di aver avuto questa pazienza e ci rivediamo alla prossima. Un abbraccio a tutti. Ciao!